Nel 2019 l'UNESCO ha proclamato la transumanza patrimonio culturale e materiale dell'umanità. L'antica pratica della pastorizia di migrazione stagionale del bestiame ha rappresentato, attraverso l'evento ideato e organizzato dai custodi della Bagnolese, un viaggio nella storia e nella tradizione. Partenza da Atena Lucana con tappa finale alla grotta di San Michele Arcangelo di Sant'Angelo a Fasanella, dove il parroco Don Antonio Costantino ha benedetto il gregge di Bagnolesi. Cospicua la partecipazione dei trekkers guidati da Outdoor Alburni, che hanno preso parte alla prima transumanza attraverso i sentieri del parco. Noi cerchiamo di valorizzare il territorio che abbraccia appunto salendo da San Rufo e arriva a Ottati, quindi è un territorio che noi percorriamo e valorizziamo quello che... dove ci troviamo, ecco, casa nostra. Per me è stato troppo faticoso perché io ho una certa età e non me la sentivo. Comunque è stato emozionante perché comunque tanta gente che ci ha accompagnato e ci ha fatto un immenso piacere, la verità. Quindi il gregge rimarrà qui fino a? Fino a quando il Signore ci aiuta, penso che a primavera, dopo aprile, dopo Pasqua, nel periodo di aprile lo riprendiamo. È stata una cosa nuova, molto interessante. Molto carina, anche finalmente siamo arrivati perché il tragitto non è stato corto e ora vediamo cosa ci aspetta. Da rifare? Assolutamente sì, anche più di una volta.